con Emanuele Borello. Sei originario di Verzuolo, ma da quasi 3 anni sei un braidese d'adozione. Sei un body painter e adesso scenderemo un po' più nel dettaglio di questa cosa sicuramente interessantissima e molto bella. Di recente hai partecipato ai mondiali di body paint a Klagenfurt in Austria, dove hai raccolto una brigantissima medaglia di bronzo. Emanuele, io adesso però, prima di dire tante cose, voglio chiederti subito l'emozione e la tua soddisfazione di questo terzo posto in Austria. Sono molto soddisfatto perché c'è tanto lavoro dietro una semplice pittura di un corpo, perché dobbiamo interpretare il tema, dobbiamo lavorare, preparare i disegni, non essere banali e scontati, perché comunque si lavora per il mondiale. E tra l'altro, se vuoi farla vedere bene in video, in mano hai la coppa, il trofeo del terzo posto in Austria, sicuramente è un'opera singolare. Mi dicevi che è stata fatta da un artista? È stata fatta da Sana Tandinda, un artista che ha vinto più volte il mondiale nella categoria pennello, e adesso è anche nelle mie mani. Ecco, quindi una soddisfazione. E domanda a bruciapelo per chi magari conosce poco questa disciplina: in che cosa si differenzia, cioè le categorie che ci sono e quindi quella in cui tu sei stato premiato, e poi insomma com'è la preparazione, quanto tempo ci va, come si disegna un corpo? Allora, le categorie presenti al mondiale sono molteplici. Si parte intanto dalla differenziazione del corpo, quando alcune categorie tengono in considerazione solo il viso, per esempio il make-up, la categoria effetti speciali o la categoria face painting, che è molto simile, diciamo, un po' al trucca bimbi, molto elaborato logicamente. Dopodiché si passa alle categorie effetti speciali, dove ci sono tutte le protesi incollate sul corpo, la categoria team, dove due artisti lavorano contemporaneamente per 6 ore utilizzando aerografi e effetti speciali tutto insieme, e la categoria pennello e la categoria ad aerografo, che è quella in cui ho vinto io. Aerografo quindi è una penna che di solito si utilizza, diciamo, per lavorare sui caschi, sui camion, queste cose qua, dove il colore viene spruzzato mediante l'aria sul corpo, quindi non c'è contatto. Assolutamente. E tu di professione però sei un insegnante, ma mi dicevi che sei un ex restauratore e decoratore. Un percorso sicuramente dove ti ha accomunato, diciamo così, la passione per l'arte, la passione per quella che è la pittura, però un sentiero tortuoso da raccontare. Sì, un sentiero tortuoso che è partito dalla passione per i graffiti, con cui ho iniziato a disegnare. Sono poi passato alla pittura di trompe-l'œil, e di lì ho deciso di laurearmi in restauro, e poi ho poi aperto la mia ditta di restauro, che ho chiuso per motivi di salute alla schiena. Nella convalescenza ho incontrato questo mondo dei colori sul corpo. Mi ero appassionato precedentemente grazie comunque a dei trucchi che avevo fatto per un borgo medievale di Alba, dove avevo iniziato a vedere un po' quello che era il mondo del trucco con effetti cinematografici, e questo mi ha portato nel 2015 a iniziare a esplorare il mondo del body painting e il mondo delle gare. Tra l'altro, come risultati importanti che hai ottenuto, a parte questo terzo posto austriaco, nel 2017 avevi vinto i campionati negli Stati Uniti d'America. Sì, ho vinto Living Art America, i campionati americani, insieme alla mia amica Giusy Campolungo, e nel 2017 avevamo fatto un lavoro bellissimo, una collaborazione con questa fantastica artista anche italiana. Tra l'altro tu, Emanuele, sei l'unico body painter della provincia Granda, e non l'unico del Piemonte, perché c'è una ragazza originaria del Piemonte, quindi siete in due sostanzialmente che tenete alto l'orgoglio piemontese. Però mi dicevi prima a microfoni spenti che i painter italiani sono molto nelle primissime posizioni, sono veramente affermati. Sì, infatti l'altra piemontese, per esempio Francesca Cavicchio, è stata anche lei bravissima, in particolar modo quest'anno, che ha raggiunto anche lei il secondo posto nella categoria pennello, e insieme ad altri tanti artisti che comunque quest'anno hanno vinto, per esempio gli amici marchigiani Lucia e Yuri hanno fatto la categoria team, e anche loro hanno preso il secondo posto, e tanti altri anche nelle altre categorie. Come tutti gli anni, gli italiani si difendono estremamente bene ai mondiali di body painting. E mi dicevi, chiacchieravamo prima, che ci sono diversi colori che vengono applicati sul corpo umano, quindi ci sono diversi tipi di pittura.
Però una volta concluse queste lunghissime ore di preparazione e di disegno, non è che la modella o il modello si va a lavare ed è finita la festa. No, mi dicevi che c'è una vero e proprio spettacolo, sia di, diciamo così, una passerella che proprio anche uno spettacolo artistico. Sì, diciamo che da parte nostra noi abbiamo tutta la preparazione come artisti, la preparazione dei disegni. Lavoriamo sulle modelle che cerchiamo di tenere il più riposate possibile per 6 ore, che è il nostro tempo massimo per poterle dipingere. Dopodiché si va in giuria. Dopo la giuria c'è un attimino di attesa e si sale sul palco. Sul palco non fanno una semplice sfilata, ma creano una vera e propria performance. Ci sono degli artisti, giocolieri, ballerine, un po' ognuno mette in gioco la propria arte per interpretare quello che gli artisti hanno studiato sul loro corpo, come abbiamo interpretato il tema. Infatti ogni gara di body painting ha un tema che ogni artista deve interpretare e spiegare alla giuria perché fa parte della valutazione. Siamo valutati in base alla tecnica, alla pittorica, alla composizione sul corpo e alla proprio l'interpretazione del tema. E se non sbaglio, come prossimi tue tappe, prossimi tuoi impegni, ci sarà a fine agosto la Corea del Sud. Sì, e questo sarebbe il quarto anno che vado in Corea per una gara a Daegu nella Corea del Sud, una gara molto importante con artisti più bravi al mondo, e diciamo che è il mio prossimo obiettivo. E oltre ad essere un insegnante sicuramente molto simpatico ed originale, perché sei un po' fuori dagli schemi, e questo sicuramente è una cosa che va che ti fa comunque onore, è importante come biglietto da visita. Però come poter far appassionare magari ragazzi o ragazze che hanno voglia come te di intraprendere questo cammino? Diciamo che la passione viene innanzitutto dalla voglia di creare qualcosa di nuovo, la passione per la pittura, vedere come la pittura prende vita. Non è una semplice tela che viene dipinta, ma proprio un corpo che l'anima. Bisogna amare, è un po' una performance. Intanto qualcuno mi chiede: non ti spiace se le modelle si vanno a lavare? E io cerco sempre di far capire che è un po' come un gruppo musicale. Noi dipingiamo le modelle e in quel momento lì loro vengono dipinte, dopodiché andranno sotto la doccia. L'importante è proprio l'esecuzione, è bello sia da vedere per il pubblico il durante, ma soprattutto quando le modelle sono complete anche con i loro movimenti del corpo, come danno vita ai nostri disegni. E ovviamente il body painting è, diciamo così, uno tra virgolette una disciplina che è stata importata in Italia, no? Però perché mi raccontavi che ci sono artisti di fama mondiale che arrivano, sono da ogni parte del mondo, no? Sì, gli artisti arrivano da ogni parte del mondo. Diciamo che in Italia è difficile, è quasi impossibile farlo di professione, mentre in altre parti del mondo, come per esempio gli Stati Uniti, è molto più fattibile, perché la gente innanzitutto vuole più giocare con il proprio corpo, è più aperta probabilmente mentalmente anche a farsi dipingere e mostrarsi, diciamo, con le proprie forme, che non devono sempre essere quelle perfette delle modelle, anzi, e allo stesso tempo poi comunque logicamente c'è un riconoscimento economico verso gli artisti, cosa che in Italia manca un po'. Per chiudere, Emanuele, abbiamo parlato un po' del mondo, abbiamo fatto questo percorso artistico, no? E però io ti sto intervistando dalla città di Bra e tu sei un bredese d'adozione. In futuro, magari prossimamente, chi lo sa, ci potrebbe essere un qualche progetto, un qualche cosa, magari con te protagonista, e che potrebbe coinvolgere la città di Bra? Adesso volevo proporre alcune cose, magari per qualche manifestazione qua a Bra, che potrebbe essere CISO, oppure altri eventi, forse quella sugli artisti di strada. Adesso vediamo, cercherò di organizzare qualcosa.